grande Marchino di Avano. Pensavo che si giochi dov'è? Santa Rosa. Dovresti giocare qua. Do tutti i videino. Mi metto sulla. Sul coso, cioè, sulla, sei... sul cemento. Poi dalla parte di casa c'è uno scalino? Sì. Avevano scritto pescaia con la freccia, perché così uno sapeva che era qui il punto per pescavalcare. Ora io sicuramente casco di sotto, guardiamo. Madonna, mi sono agile ancora. Ah, guardate che bellezza. No, vabbè, che bellezza. Noi andremo a pescare lì o andiamo via? Sono eccitato come... Qui che altro c'ho il fiatone, che insomma devo iniziare a allenarmi. Fa schifo. Andiamo. Oh vai. Vedi, c'è il sentierino. Allora ragazzi, oggi parto dalla fine perché ho già pescato, sono in compagnia di Giuliano, pescaia Santa Rosa, spot storico fiorentino, se guardate anche nelle vecchie foto vedrete tanti personaggi qui a pescare, insomma anche con delle barchette in mezzo alla pescaia, insomma un posto storico. Sono venuto qui su consiglio di Giuliano, che mi ha detto un paio di posti per pescare con la bolognese. Mi sono divertito parecchio, ho preso dei pesci bellissimi, qualche gatto, ma ho preso dei pesci bellissimi, tra cui, vabbè, non ve lo dico. Guardate il video perché secondo me potreste rimanere contenti, felici e anche un po' esterrefatti. Alla prossima! Che bollano? Primo pesce, non so cosa sia, eh. Non è un gatto però, a sentire come tira. Ed è peso. Non riesco a capire che è, ragazzi. Eccoci. Slamato. Era una carpa perché, guardate, non ha lasciato nessun segno di baba. E vabbè, riproviamoci, dai. Altro pesce, grosso, molto grosso. Questo mi sa che è un siluro. A sentire da come tira. Perché fa... Guardate ragazzi, li andate a cercare. Allora, mi sono messo qui perché dalle altre parti è molto sudicio. Forse una carpa. Grossi. Molto grossi. Ecco. Madonna. Oi, due pesci, due, questo strappato. Questo mi sa che è un gatto. Infatti. Ma quelli di prima non erano gatti. Quelli di prima non erano assolutamente gatti. Il channel. Meno.
andavo via alle Harry. Come pesce. Non lo so perché, ti sento puzza di muco, sai? No, no. Lasciagliene andare in mezzo, te ne frega, ti bevi. Slamavo, eh. Come cazzo mangia male oggi? Tre così. Oggi un Leo 1. Questo è grosso. È un pesce grosso. Guarda. E vanno tutti lando, c'è. Perché se ti vado sotto sponda qui è finita. È quello che volevo evitare, ma. Perché lasciagliene andare in mezzo? Vediamo se uno ci si fa allevarlo. Pesce grosso, lento. Madonna buona. Madonna buona, oggi abbiamo un lavoro, ragazzi. Vai in Porto Bono, poi ci serve un pescatore, eh. Sotto consiglio di Giuliano Pecchioli, eh. Ora ve lo faccio vedere, lei è qui dietro alle mie spalle. Che no, è anche brutto averlo alle spalle perché non si sa mai che può fare. Galleggiante l'ho visto, ma non ha intenzione di venire. Maremma, ragazzi, quello è peso. Sono anche con l'amo senza il diglione. Finale del 17.
pesce ora è sotto a piedi, però ancora non sto vedendo la piombatura, quindi ancora non ci siamo. Carpa. È bella. Bel pesce. Ma da te te lo guarino io. Ora te lo dico, appena appena gli fa pigliare aria. Mi sa che non è presa in bocca, sai. Anche. Sa che tu me la devi guadinare, sai Giulio. Eccola là. Eccola, andiamo a liberarla, vai. Andiamo a liberarla. Sono un po' dentro anch'io con lei. Ciao Bellina. Oia. Morale della favola, un po' misurato. 74, piatto la bocca all'eretti. Altro pesce grosso. Altro pesce grosso. Forse è un pochino più piccino dell'altro. Una carpa non dovrebbe essere. Un barbo la roba, come ti sembra? Allora, una carpa da come tira no. O un barbo. Sì. O un barbo o un gatto. Sicuramente poi è tutta un'altra cosa, ma. Barbo. Bello, bello. Barbo. Bello, un bel barbo, cazzo. Scusate, cazzo, ma. Ma dai, barbo. Madonna, bello, il barbo è felicissimo. Che barbo. Mamma mia. Mamma mia. Grazie, Giulio. Che c'ho anche il guadinatore oggi. Questo è bello, eh. Guardate il pesce. Guardate il pesce. Guardate che pesce è questo. Mamma mia, che bellezza. Preso in puntina. Guardate qua.
andiamo a dargli la via. I barbi, mi raccomando, vanno sempre riossigenati bene, perché sono un pesci un po' delicati. Mi sembra già pronto. Sì, è ripartito. Fai ala! Gatto questo, Sì, mi sa. Più grosso, Oddio! Potrebbe essere anche un altro barbo. Potrebbe essere... Oh, questa capatina mi è garbata un po', però potrebbe essere anche un altro barbo. Dà delle capatine un po' strane, E si muove un po' troppo, però... Boh! Gatto! Ciannellaccio, vabbè. Oh, c'è anche lui. Il ciannellaccio. C'è una data. Mi pare ci abbia un segno, gli abbiamo dato. Fammelo vedere. Prova del corso di là e boom! Aspetta, Sto provando a portare Giuliano sulla strada della Bolognese, grande pescatore di siluri a spinning, grande pescatore in generale a spinning, grande bucatore di navi, grande bucatore di spigole, grande guadinatore mio oggi, perché senza di lui sarebbe stato un macello. Questo è un altro pesce strano che sta così a galla. Carpa, boia, una specchi, una specchi, una specchi, bellissima ragazzi, una carpa a specchi bellissima, guardate che bella, mamma mia. Mamma che bellezza, che bella carpa. Oggi è Giulio. Bella, 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 bella. Poi voi ragazzi, stavo un'impresa. L'Arno ha voluto farmi chiudere questa pescata con il micio macio. Ah, bellino, cucciolino è qui. Cucciolino, non voglio nemmeno di più dalla ripaiola, guarda. E con questo, dopo tutti i bei pesci che ho preso, vado a casa e mi fo la pasta e il ragù. Ciao bellino!